Si trattava indubbiamente di un aeroplano riuscitissimo, ma non si può pretendere che un aeroplano, per quanto riuscito, possa rimanere sulla breccia per ben 10 anni, senza subire alcuna notevole modifica. E se alla fine della guerra i nostri reparti operavano ancora, con quell'apparecchio costruito in tela, legno e tubi d'acciaio, vuol dire che i nostri equipaggi meritavano un monumento, ma vuol dire anche che in questo campo l'industria non era riuscita a fare nulla di meglio. Il Savoia Marchetti SM-79 Sparviero era un trimotore ad ala bassa multiruolo inizialmente progettato come un aereo da trasporto civile veloce. Costruito in legno, tela e metallo, si riconosceva per la tipica gobba dietro l'abitacolo che gli valse il nomignolo di Gobbo Maledetto. Fu impiegato per la prima volta nella guerra civile spagnola nelle file dell'aviazione legionaria italiana. La Regia Aeronautica lo impiegò durante la Seconda Guerra Mondiale in tutto il teatro del Mediterraneo, prima come bombardiere e poi, con maggiore efficacia, come aereo silurante. Le prove di tiro sul poligono di Furbara confermarono le già ricordate previsioni. Le bombe compirono indescrivibili capriole al momento dello sgancio, prima di stabilizzarsi nella setta di caduta. Per lo studio diretto di questi fenomeni si montò un'apposita cinepresa nella gondola ventrale, così da poter riprendere l'intera sequenza del lancio. Il materiale filmato fornì prove inequivocabili.